Per il dodicesimo turno del campionato di eccellenza si affrontano al comunale di San Ferdinando di Puglia l'Ortanova in completo blu in maglia biancorossa, la capolista Barletta. Direzione di gara affidata al signor Francesco Albione della sezione arbitrale di Lecce, della sezione arbitrale di Taranto invece gli assistenti Scrima e Sorgente. Con le immagini andiamo alla sintesi della gara e calcio d'avvio per la formazione di casa, con tante presenze ospiti sugli spalti. A rendersi pericolosi sono subito gli ospiti con il tiro di Lavopa all'ottavo minuto, il pallone alto. Ci prova anche l'Ortanova con questo cross di Ventura per il pallone che finisce sulla traversa, poi ancora Ortanova con Ventura che imbocca Garcia che va alla conclusione, il pallone è sul fondo. Ci prova anche il Barletta dalla distanza con Vice Domini, la risposta dell'ex caposede devia in angolo, poi ancora Barletta con questo pallone in mezzo, la conclusione di Lavopa che colpisce il palo, poi il cross di Morra per Pignataro che porta in vantaggio la capolista, il gol del numero 9 che trova la decima marcatura stagionale. Rivediamo qui la conclusione di testa che beffa l'Ortanova. Prova ancora il Barletta a fare la partita con il pallone per Russo che va alla conclusione fermato dalla difesa ortese. Ci prova ancora Vice Domini, pallone alto sulla traversa, dalla distanza anche la Vopa, questa volta il pallone è ampiamente a lato. Finisce il primo tempo con il Barletta in vantaggio 1-0. Nella ripresa partono subito i padroni di casa alla ricerca del gol del pari con Bentos, pallone tra le braccia di Tucci. Ci prova ancora l'uruguaiano servito dal lancio di Lombardi, fermato qui dalla difesa biancorossa. Sempre l'Ortanova con il colpo di testa di Fanelli, anche lui ex della partita, pallone sul fondo. Anche Russo alla conclusione, pallone a lato. Sempre Ortanova con Lomuscio che calcia il pallone di poco a lato, vicino al gol del pari l'Ortanova. Poi è qui la conclusione al 61esimo di Lavopa che porta il Barletta sul 2-0. Rivediamo la conclusione del numero 10, davvero bella la marcatura del raddoppio. Ci prova ancora Russo dalla distanza, pallone sul fondo, sempre Barletta a fare la partita con questo pallone messo in mezzo per conclusione di Morra, pallone alto sulla traversa. Sempre Barletta nei minuti finali con questo pallone servito per Pignataro che sigla la sua doppietta ed è il gol del 3-0 83esimo minuto, il raddoppio dell'attaccante ex Brindisi che si porta così a 11 gol stagionali. Bella la marcatura dell'attaccante. Calcio di punizione al 94esimo con il palo colpito da Vice Domini. Finisce qui la partita con la vittoria della formazione di Mister Farina che porta a casa altri 3 punti, 12 vittorie su 12, percorso netto per la capolista che resta più 9 sul Corato e che affronterà nell'ultima giornata del girone di andata il Manfredonia in casa. Per l'Ortanova sarà invece tempo di riscatto in casa del Mola.